Lunedì 19 dicembre 2022, buonasera, bentrovati, come sempre in diretta, ultima puntata dell'anno, siamo vicinissimi al Natale, si è chiuso il girone d'andata sabato con un'importante vittoria contro l'Alessandria, vittoria meritata, convincente, un 3-1 che permette al Cesena di rimanere nella scia della capolista reggiana e del sorprendente Gubbio. Prima e secondo, più 3 e più 2, i punti di distacco, ma insomma ci è ancora tanto da raccontare in questo 2022 perché c'è l'ultima settimana di fatto di lavoro con la partita, sarà la prima giornata di ritorno in programma venerdì allo Stadio dei Marmi di Carrara contro la Carrarese alle ore 14.30, vi ricordo. Insomma, tantissime cose da dirci, anche un primo bilancio naturalmente di quello che è stato il lato A del campionato, di quello che è stato un girone d'andata che il Cesena ha chiuso bene alla grande con 3 vittorie consecutive seguite alla sconfitta di Lucca. Insomma, un'ottima risposta, una classifica che funziona e insomma una prima mini fuga, poi la analizzeremo grazie anche alle vittorie appunto di Reggiana e Gubbio. Io saluto Federica Mosconi, ben trovata, buonasera. Se c'è un fisioterapista in ascolto può scriverci perché Federica è acciaccata, ha un problemino alla schiena, lo diciamo per la privacy. Ma che non pensi, non no, 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 certo, ci mancherebbe, ma insomma ti vedo sofferente. Tieni allora, duro. Adesso tieni lo duro. Spiego, ho dormito nel lettone con Giacomo, mio figlio e i miei nipoti. E quindi si vede che ho dormito tutta storta, sono un po' incriccata, ma non è nulla, aspettiamo in diretta i vostri messaggi. Ecco sì, soprattutto quelli, via, perché okay, altrimenti perché sono... ci saranno, credo e temo, parecchi fisioterapisti all'ascolto, ecco. O comunque che diventeranno fisioterapisti al volo. Tieni duro, non mollare, perché no. Abbastanza... No, è l'ultima ora e mezza dell'anno, via, poi dopo poi ci siamo. Saluto Andrea Cioffi, ben trovato, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Andrea. Già sta giocando come presenza con il Cesena, come presenza a Pianeta Bianconero, ormai siamo lì, comunque da record, anche perché insomma ormai la quinta stagione sì. Personale, quindi ci sta. Ti ringrazio doppiamente per essere qua nell'ultima puntata dell'anno, ringrazio doppiamente Francesco Gualdi che solitamente lo vediamo collegato da Londra, invece sì. Finalmente ce l'abbiamo qua, come dopo la prima giornata, buonasera. Buonasera, ciao, buonasera Francesco, a tutti, ciao, bentornato. Tanti numeri, tante curiosità prima di partire, perché appunto è terminato il girone d'andata, è terminato con le 3 vittorie consecutive, l'abbiamo ricordato naturalmente, ma non è finita qui, perché nel cervellotico calendario, nella cervellotica programmazione della Lega Pro, l'ultima partita dell'anno è anche, come l'anno scorso, la prima partita del girone di ritorno. Quindi nella terza parte parleremo della Carrarese, guarderemo un po' anche il calendario, perché poi si ripartirà nel 2023 subito con il derby contro il Rimini, quando poi noi torneremo con la prima puntata del nuovo anno. Ma andiamo a rivedere quello che è successo contro l'Alessandria, vittoria convincente, la terza consecutiva, un pomeriggio nel segno dei 3 gol, 3 punti, terza vittoria consecutiva e naturalmente il distacco dalla vetta, ancora 3 punti dalla Reggiana. Vediamo. È l'ultima partita del girone d'andata, la terza sfida contro chi vuole provare a salvarsi, ma è soprattutto un'altra occasione per allungare la striscia e di conseguenza anche la classifica. È tutto pronto e allora pronti ad attendere il fischio e pronti per cominciare. Un'occhiata al cronometro, si comincia, dunque è partita Cesena-Alessandria. Il fischio di Rinaldi chiama lo schema Brambilla, il pallone morbido, secondo palo Prestia! Segna proprio l'ex, il più atteso, sfonda la porta Giuseppe Prestia, 11 sul cronometro. Non può raggiungere il pallone né Mercadante né soprattutto Nepi, lo raggiunge Tozzo con calma, va, chiude gli occhi e spara per Corazza. Ottimo colpo di testa, poi Ferrante, uno contro uno con Checchi, ancora Ferrante, dentro l'area, Ferrante cerca il mancino, Ferrante calcia, Marietta, Bianchi in orizzontale, Corazza al limite, ancora Corazza, va, fino in fondo, Corazza si gira, calcia, sinistro tonante tra i guanti di Marietta, ottimo l'uscita e la sterzata di Brambilla, poi per Corazza, apre un corridoio interessante, Ferrante, la posizione regolare, decentrato, Ferrante ancora addosso a Marietta. Attenzione al contropiede qui di Nepi, Mercadante contro il 99, poi dietro anche Prestia, Mercadante ancora, Nepi, grande girata, Nepi calcia, alto. E ancora Adamo recupera solo per un attimo però, poi però è bravissimo a difendere, Adamo dentro l'area, attenzione, brivido, aia, calcio di rigore, ingenuità clamorosa di Adamo. Fischia Rinaldi, va il 10 dell'Alessandria, la rincorsa, parte Martignago nell'angolino, si allunga Tozzo, pareggiano i grigi al primo tiro in porta della partita. Ancora Ferrante, spalle alla porta, si gira molto bene in un fazzoletto, Ferrante al limite, va Ferrante, calcia deviato Marietta. Brambilla, scodella dentro, la palla allontanata da Nunzella, poi Cioffi salta,
Zecca di testa, mette giù, anzi con il petto, Ferrante dentro, ancora Ferrante, piazza, Ferrante! Super gol! Super gol! Super gol di Alex Ferrante al terzo minuto dal nulla! Accarezza con il sinistro e mette nell'angolino. Ha aspettato 19 partite per segnare su azione, ma ha tolto dal cilindro un gol favoloso. Fischia Rinaldi, schema, Brambilla, dentro, sponda, palla al limite, Bianchi al volo, deviato! Pallone che sfila ed esce, palla dentro per Corazza, Corazza all'indietro, Zecca, calcia, Zecca! Super parata di Marietta! Brambilla dalla bandierina, deviazione dentro! Corazza! Come a Pesaro, a parti invertite, il Joker! 11 sul cronometro, 3-1! Da un centimetro a porta vuota, non poteva sbagliare. Al limite ancora Speranza, il 24, cerca un'imbucata per Martignago. Il cross dentro, Nepi di testa! Si divora un gol incredibile, Nepi. Brambilla, poi brutto fallo qui, brutto fallo di Rota, che è già ammonito direi. Rosso, fuori, Alessandro in 10. Fallo di Rota che è arrivato dritto. E allora, al 17esimo minuto, espulso Arensi Rota. Poi Brambilla, altra buona imbucata, Zecca, Steven, spalle alla porta, si gira, Steven, calcia, deviato, Marietta! Stavolta pallone un po' pigro e sbagliato, e un'altra buona chiusura di Perseo, ma guardate, Christian recupera alla grande. Poi la sovrapposizione di Albertini, la palla per il gemello questa volta è vincente. Steven, tunnel, dentro, Steven, Steven, Marietta! Marietta ancora! Brambilla, cross basso, ancora il pallone, Steven, Steven, cerca il dribbling, poi dentro, Ferrante! Tra i guanti di Marietta, ennesimo tiro in porta del Cesena. 1, 2, 3, gioco, partita, incontro, il Cesena vince, vince ancora con pieno merito. 11 tiri in porta a 2 o a 1, perché non abbiamo inserito la rovesciata del primo tempo di Nepi, centravanti dell'Alessandria, che insomma era un retropassaggio per Tozzo, certificano una sorta di dominio. Dominio che però, insomma, negli ultimi 10 minuti del primo tempo, dopo quel calcio di rigore, vi ha un po' destabilizzato, cioè partita ed economia della partita che vi ha un po' destabilizzato. Poi una grandissima ripresa, un primo quarto d'ora avete messo le cose in chiaro. Andrea, sì, direi tre punti giustissimi. Sì, sì, abbiamo fatto un'ottima partita, peccato per quell'episodio del calcio di rigore che un po', ecco, ci ha fatto un po' abbassare, però da squadra forte dopo il secondo tempo, nei primi 10 minuti siamo entrati subito forte, l'abbiamo chiusa subito, quindi siamo contenti, è normale che tutte queste occasioni vanno sfruttate meglio, come non dobbiamo concedere neanche un tiro o un calcio di rigore come quell'episodio di Manolo, però va bene così, siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare. Anche perché, dicevo in apertura, avete risposto alla partita sbagliata di Lucca, o comunque una partita, quella più sporca che avete fatto, sporca poi in tutti i sensi, non quanto Pesaro ovviamente, ma anche lì il campo era in condizioni disastrose, si giocava infrasettimanale e lì non avete fatto bene. Poi però sono arrivate 3 vittorie consecutive contro squadre pressoché identiche. Non è facile di sti tempi giocare contro squadre che poi spesso si chiudono, partite che vengono fuori molto simili, no? E voi spesso, è sempre accaduto, tranne a Pesaro, date sempre il primo colpo alla gara. Sì, esatto, però ecco, ci può stare ogni tanto magari una partita storta che magari non riusciamo a fare le cose che vogliamo, non siamo al 100%. L'importante è sempre reagire a quella successiva, perché sappiamo che comunque sia fare un filotto importante di partite ci permette di tornare lì in testa, come è successo già in precedenza, quindi siamo sulla strada giusta. Poi questi tanti gol all'inizio dei tempi, di due tempi, dicevo il primo colpo della partita, quello di Prestia, poi ascolteremo anche Prestia, guarderemo alcuni dati interessanti, ad esempio quello delle palle inattive, che erano un po' il vostro punto debole, invece nelle ultime settimane stanno diventando una risorsa importante, e i gol anche a inizio secondo tempo, parleremo anche, guarderemo i numeri degli attaccanti alla fine del girone d'andata, ma insomma Corazza e soprattutto il gol di Ferrante ci voleva, perché voi poi ci provavate in tutti, esatto, i modi. Esatto, anche e soprattutto vedere Alex per quanto si impegna, per come lavora, sono contento per lui. Invece per quanto riguarda i gol subito è merito del mister, che ci tiene sempre sul pezzo, non ci fa mai mollare, quindi ci fa entrare in campo in una maniera talmente precisa e concentrata che ci permette di fare questo. Poi sui passati sono contento, perché con Peppe ci parlo spesso e ci impegniamo tanto per poter, perché sono poi alla fine, se vai a vedere in un campionato,
quei 5-6 gol sono importanti e quindi stanno arrivando e speriamo di trovarne altri. Vero, vero, poi un gol l'abbiamo visto di Prestia di testa, che insomma la velocità, il pallone, l'impatto, poi è chiaro che quando arriva lanciato Prestia è un discreto armadio e si fa sentire. Poi l'ex giusto al momento giusto, Franz Lucca, era andata male con Franco, ci siamo ripresi insomma quello che era saltato al Porta Elisa, no? Sì, era la partita giusta perché di ex ce n'erano diversi, sì, quindi diciamo la probabilità che qualcuno segnasse era molto alta, in effetti è andata poi così, però mi sembra di poter dire una partita dominata, una partita in cui il Cesena ha sofferto per un quarto d'ora, per uno di quei cali, quegli alti e bassi che spesso ha in stagione. E l'abbiamo visto, un gioco molto dispendioso, quindi ci può stare che si gioca ad altissima intensità per mezz'ora, poi quando si tira il fiato, ecco, in quel frangente lì sarebbe meglio non rischiare. Poi in questo caso non si può dire che l'Alessandri abbia fatto chissà cosa, anzi è nato tutto da un errore individuale. Sì, clamorosamente individuale, no? Sì, sì, cioè, talmente particolare che... Però ecco, passata la tempesta, passato quel quarto d'ora, ma neanche di tempesta, di così un po' smarrimento, poi la squadra è tornata in campo col piglio giusto, certo. Quindi c'era differenza tra le due squadre, questo va detto. Eccolo, guarda, perdonami, così sì. Lo analizziamo, perché Adamo è bravissimo a chiudere. Poi però inspiegabilmente cerca questo dribbling all'interno, no? Piuttosto che uscire all'esterno o calciare via. E lì basta una frazione di secondo, no? Sì, insomma, dribbling dentro l'area di rigore difensiva, ecco, sarebbe sempre meglio evitare. Poi la tecnica del giocatore c'è, probabilmente ha pensato di essere più al sicuro di quello, certo, che credeva di essere. Diciamo insomma, rigore netto, perché insomma l'arbitraggio, avevamo visto a Pesaro un arbitraggio un po', chiamiamolo, incerto. A mio avviso l'arbitraggio di sabato è stato il migliore di questa stagione, anche perché è un arbitro che ha fischiato poco da una parte e dall'altra, e quindi insomma direi che non c'è alcun dubbio, era coperto, ha aspettato, ha evidentemente chiesto conferma all'assistente che era perfettamente posizionato a seguire la linea, quindi direi Mercadante, perché mi pare Mercadante essere l'ultimo uomo, e qui non si discute, vedete c'era Brambilla che faceva quasi ostruzione visiva. Sull'arbitro che poi ha pescato giustamente il fallo. 10 minuti di smarrimento, hai detto bene, più che di difficoltà, proprio di smarrimento, e poi questa grande reazione a inizio secondo tempo, dopo ascolteremo le parole di Ferrante che in questo weekend ha vinto due partite non banali, soprattutto quella di ieri, ecco, aspettavamo un qualcosa di questo tipo, magari non un gol come questo, perché questo è un gol... Non proprio alla Ferrante, almeno di come lo abbiamo visto giocare finora. Beh, ce ne sono diversi in una squadra che ieri ha giocato una partitina interessante, che col sinistro avrebbero potuto fare quel gol, senza scomodare, esatto, nessuno. Però ce ne sono diversi. È un gran gol. Lui ci ha provato, dagli highlights si sono visti 5 tiri in porta di Ferrante, non del Cesena, solo di Ferrante. Ci ha provato 4 volte di potenza, una di... ricamo, sì, e sì. Quella ricamo è andata dentro, ma fa piacere per un ragazzo, insomma voglio dire, è ovvio che l'attaccante si guarda i gol, però se un attaccante tira 5 volte in porta vuol dire che è dentro la partita, che sente la porta, che è vivo, e quindi il gol è il coronamento di una prestazione che era stata secondo me comunque positiva, segue un'altra prestazione positiva a Pesaro e poi tutta una serie di, insomma, è in crescita, insomma, certo. Lo vedevamo che era in crescita, il gol è un po' la ciliegina se vogliamo. Ecco, a proposito, al campo oggi come erano messi Ferrante e Bumbu? Ferrante contentissimo, Bumbu poi ieri l'abbiamo vista insieme con John, quindi era un po' ancora scosso, frastornato, piano piano si riprende. Assolutamente, perché insomma poi ieri abbiamo assistito veramente ha un qualcosa di fantastico e leggendario davvero. Sì. Fede, abbiamo allora, Luca, un po' di movimento da casa. C'è, sì, del movimento e io parto tornando sulla questione Scalabrelli e domando ad Andrea come state vivendo questa situazione. Ma noi siamo tranquilli anche perché abbiamo parlato con i tifosi, ci hanno spiegato la situazione, quindi nel senso noi la viviamo da serenamente, non ci facciamo condizionare da nulla, pensiamo al campo perché quella è la cosa più importante. È normale che vedere magari lo stadio i primi 15 minuti in silenzio per noi non ci aiuta, anche perché io penso che per raggiungere un obiettivo importante c'è bisogno di tutti. E quindi spero
che continuino a cantare ogni minuto di ogni partita, perché abbiamo bisogno di loro, come si è visto a Pesaro, come si è visto poi ieri dopo i primi 15 minuti. Quella partita di Pesaro cosa vi ha lasciato? Perché è una partita completamente diversa da tutte le altre, al netto del successo, proprio come lo avete ottenuto e dove lo avete ottenuto, cioè in un campo non da calcio. Sì, esatto, no? Anche perché poi quando abbiamo preso il gol su rigore ho pensato oggi è dura, però dopo vedendo i miei compagni che hanno lottato su ogni pallone, c'era un'anima incredibile, un'anima da Cesena. E quindi questo vuol dire tanto, perché se non sei un gruppo forte, un gruppo unito, quelle partite non le vinci mai, neanche le pareggi. Quindi sicuramente è stato un segnale forte che ci ha dato consapevolezza, e io penso che sia proprio la strada giusta per fare delle grandi cose. Al netto degli scontri diretti è un po' la partita che ha sparigliato le carte, nel senso, guardando la classifica, adesso la regia ci aiuterà, la cosa che balza più all'occhio naturalmente è ovviamente i 37 punti, ma poi dei bilanci li facciamo dopo. È avere davanti due squadre che il Cesena ha una asfaltato, il Gubbio, e l'altro comunque battuto con enorme merito al netto di episodi, diciamo pure favorevoli. Poi se Rozio prende due gialli in 10 minuti non è colpa del Cesena, però sono stati episodi favorevoli, così come il calcio di rigore, tra l'altro procurato da Andrea Cioffi qui presente. Ecco, dicevo, guardandola, Franz, due squadre, cioè nella Vulsa 3 il Cesena è nettamente primo. Poi è chiaro che è leggermente staccato, quindi non può esistere la Vulsa 3. Però, insomma, la partita di Pesaro, che è poi in quella giornata dove il Cesena, sotto per un rigore che non c'è, su un campo allucinante, guadagna due punti e le altre due. Che ricordo, è da 6 partite che non prendono gol. Quindi, insomma. Sì, è stato un turno inaspettato, nel senso che il Cesena era atteso da una prova non impossibile, ma poi complicata, che si è complicata, diventata quasi impossibile. E dall'altro canto c'erano invece Reggiana e Gubbio che sembravano pronte per scappare. Secondo me sull'1-0 della Vispesa ci avevamo pensato molti, questa si butta male, questa giornata butta male. E invece alla fine una grande prova di carattere, perché di calcio obiettivamente se ne è visto pochino, ma non per colpa di nessuno. Però questa secondo me è stata una partita che valeva doppio, e quella di ieri è stata una partita molto dominata, giocata a calcio e dominata. Secondo me sarebbe importantissimo, guardando avanti, cercare di riuscire quantomeno a limitare, a rimanere con le stesse distanze alla pausa. Poi ricomincia a gennaio un altro campionato, si sa che certo. Le pause cambiano sempre qualcosa. Però è un buon risultato, è un buon percorso quello del Cesena. Poi anche lì si riparte, dicevamo l'8 con il derby con il Rimini, lo scorso anno la ripartenza fu molto più avanti, se non sbaglio il 22-23, insomma si giocò tipo la terza settimana, ci fu il rinvio eccetera, questo per dire che poi entra in gioco anche il mercato naturalmente, sì. E un conto è partire l'8, un conto è partire non so il 22-23, quello che è, quindi insomma si ricomincia un po' come si è sempre cominciato, dopo 2 settimane di sosta. E lì sarà certamente un altro campionato con una partenza difficile, perché chiaramente il derby è un ostacolo, è una partenza difficile. Fede, ancora poi... Allora, abbiamo visto la classifica e Daniele domanda ad Andrea: ad inizio di campionato avreste firmato per il terzo posto al primo giro di boa, pensavate di essere addirittura primi? Sicuramente, vedendo la squadra, si merita di essere prima. Poi però ripenso magari alla partenza che abbiamo avuto, perché... Poi sembra facile, ma cambiare 18 giocatori, una società completamente nuova, anche perché anche per me è stato tutto nuovo quest'anno, e quindi so che non è facile, e forse quell'inizio di campionato ci ha fatto capire tante cose, quindi questa ovviamente è la nostra posizione, ma per me il gruppo merita molto di più, quindi ci dovremmo far trovare pronti, soprattutto dopo questa pausa, che sarà importantissimo iniziare bene. Diciamo, prima della Carrarese non avresti firmato, cioè pensando all'inizio del campionato dicevi spero. Sicuramente abbiamo fatto un inizio campionato straordinario, però dopo come si è visto... Però pensando al Pontedera, alla quinta giornata, quando magari vi siete presi anche tanti fischi, penso che questa classifica assolutamente possa, anche perché poi è tutto dentro una partita, il distacco, no? Quindi assolutamente. Guardiamo in grafica cifra e chiave, partiamo dalla cifra che abbiamo messo per vedere alcuni spunti statistici, non solo. Questa riguarda naturalmente, oltre al netto delle 3 vittorie consecutive, c'è anche la 4ª vittoria delle ultime 5 giornate, quindi insomma l'unico inciampo è quello di Lucca, in quella giornata dove
Chiaramente ha pesato molto il rigore della Reggiana al 90esimo, a Recanati, no? Perché è lì che la differenza, perché magari era meno amplificata la sconfitta in caso di pareggio, no? Della Reggiana. La chiave che abbiamo inserito invece, quello che abbiamo accennato poc'anzi, riguarda naturalmente la partita di sabato contro l'Alessandria. Ecco, abbiamo titolato Ballando sulle punte proprio perché l'importanza di avere questo reparto composto da 5 giocatori interscambiabili, lo abbiamo sempre detto. Ci sono gerarchie, sì, ma giocano tutti, poi lo vedremo. Corazza decisivo, doppietta con San Donato, Steven decisivo nel fango a Pesaro, stavolta segna un gol decisivo Ferrante, quindi insomma c'è una bella varietà, ma poi ne parleremo dopo, perché abbiamo proprio i numeri, le cifre, i minuti anche che certificano insomma le rotazioni e le scelte di Toscano, che da inizio stagione è sempre stato molto coerente per quel che riguarda l'attacco. Poi è vero che è stato fuori ad esempio Udo un mese ed è tornato a disposizione, sarà una carta importante, perché poi noi di Udo non ne abbiamo più parlato dopo dall'Ancona in poi, ma no? Cioè, e poi è un giocatore che ha delle caratteristiche uniche, diverse da tutti gli altri, e quindi può cambiare la partita e può da questo punto di vista dare molto anche a gare in corso. Adesso mi sembra che il tandem Corazza-Ferrante sia, non dico quello titolare, ma quello su cui Toscano sta cercando di insistere. Certo. Avere dalla panchina dei giocatori che ti possono cambiare la gara in maniera diversa l'uno dall'altro, perché Steven, ad esempio, può dare qualcosa di un certo tipo, creatività, tecnica. Udo può dare, può attaccare la profondità, può altre caratteristiche. Dico un bel lusso, ma insomma, una delle belle armi in faretra. Ecco. Anche perché Ancona e Lucchese, insomma, le due partite perse, la coperta lì era molto più corta, sì, perché Udo non c'era. Fede, ci fermiamo? Altra domanda per Andrea prima della fine del primo blocco. Allora, sì. Stefano ti domanda, dopo 4 anni ormai che sei qui, provi ancora un brivido quando senti Romagna Mia allo stadio? Sì, quello sicuramente. Poi per diciamo quello che si è creato a fine partita, quando ci mettiamo tutti insieme sotto la curva, che cantiamo e poi balliamo tutti insieme, quindi è una cosa nuova, è una cosa bellissima che spero di continuare a fare dopo ogni partita in casa. Te le sei gustate tutte dall'anno di Serie D, dove c'era il richiamo della curva, esatto. Poi diciamo che a parte l'anno di Modesto, dove... Sì, diciamo quello è stato l'anno un po' più così, però... Certo, poi è chiaro, c'è stato un anno e mezzo dove lì di Cori non c'era nessuno. Motivi, però assolutamente bei momenti. 30 secondi e poi ascoltiamo Toscano. Ci fermiamo brevemente, poi torniamo. Tra poco. Ristorante Pizzeria Rugantino, unico a Cesena. A Ristorante Rugantino troverai un ottimo servizio, una calda accoglienza e ottimi piatti eseguiti con cura. A Rugantino potrai gustare specialità di pesce, specialità di carne e la pizza cotta con forno a legna, abbinati ai migliori vini italiani e birre artigianali. Ristorante Rugantino, grazie di esistere. E allora il sabato di Toscano, il Toscano del Gubbio che ha nel finale dato 3 punti agli Umbri, il Toscano invece del Cesena che chiaramente ha preparato il suo piano di battaglia vincente contro l'Alessandria. Lo ascoltiamo. Volevamo partire forte e l'abbiamo fatto. Poi un pochettino quando abbiamo abbassato il ritmo abbiamo dato qualche metro, fatto guadagnare qualche metro agli avversari senza rischiare mai, però poi c'è stato questo infortunio di Adamo che ha un pochettino rimesso la partita in parità. Poi la squadra tra primo e secondo tempo è rimasta serena, determinata a voler vincere la gara, e l'ha fatto con pieno merito, con intensità, creando ancora tanto il secondo tempo e rischiando poco. Questa squadra è cresciuta dal punto di vista dello spirito, del gruppo, della partecipazione, della consapevolezza, si è creata una bella atmosfera, una bella anima, stanno bene in campo e fuori e si vede, perché poi se no queste partite non le metti come quella di Pesaro, come questa, non le porti a casa. Invece questi ragazzi stanno facendo cose straordinarie, devono continuare su questa strada, a allenarsi bene, a rimanere sul pezzo, a guardare la presa e non perderla mai, perché ancora il campionato è lungo. Lo dicevo anche che ci stavamo lavorando tanto sulle palline attive, perché è un'arma che se le partite non riesci a sbloccarle, se sono difficili da sbloccarle
per tante situazioni. La palla inattiva diventa un'arma importante. Abbiamo saltatori bravi, abbiamo gente che sfrutta le seconde palle come Corazza ed altri, abbiamo chi batte bene. C'era bisogno solo di crederci di più, di lavorarci, di essere più convinti in quello che si faceva. E adesso credo che anche il far gol, adesso il terzo gol sul palla inattiva in due partite, la consapevolezza, la convinzione deve essere ancora di più. Ecco, non so se te l'ho già chiesto, perché insomma gli anni passano, però con Toscano hai ritrovato un allenatore che gioca di fatto a tre, come giocava a tre Modesto e come tra virgolette giocava Viali spesso, no? Perché ad esempio Favale era spesso alto e tu poi da centrale o a volte da terzino dovevi stringere. Ecco, è il modo o il modulo ideale? Tu hai sempre detto che la scintilla, quel qualcosa è scattato da quando Modesto ti ha dato fiducia e ti ha fatto giocare in quel modo lì, no? Quindi quest'anno di fatto più o meno ritrovi quelle consegne o qualcosa è cambiato? Sì, no, più o meno sono simili. Magari con Modesto andavo ancora un po' di più in giro per il campo, però anche il mister mi lascia libero di poter fare quello che vediamo anche il primo tempo di sabato, no? Sono andato spesso, quindi sì, è una cosa che a me piace, quindi interpretarlo così, il braccetto di destra è la cosa che mi piace di più. L'interpretazione migliore, anche perché tu sei sia terzino che centrale, poi preferisci centrale, no? Però lì alla fine fai tutte e due, no? Sì, quindi sì, esatto. Come collocazione è corretta, insomma. Vediamo la citazione che abbiamo preso in prestito da Giuseppe Prestia, una bellissima frase che ha detto alla fine della partita, dopo lo ascolteremo. Ecco, qui Andrea la puoi commentare tu, no, perché ma cos'è cambiato in queste... Ma è vero, perché poi magari siete soltanto il giorno della partita o magari qualche video che mettono sui social. Noi vediamo poco. Perché è un gruppo che si cerca tanto anche fuori, poi con il fatto che quest'anno ci sono tanti ragazzi che hanno figli, quindi si cercano, stiamo bene insieme, una volta a settimana andiamo sempre a mangiare tutti insieme, alla sera a cena, quindi si sta bene insieme anche, soprattutto fuori dal campo, e credo che questa sia la cosa più importante. Poi per te che è cambiato tutto, dicevi prima, però tu sei un po' l'anello di congiunzione di tutte le stagioni, assieme, se vogliamo, anche a Zecca, visto che comunque anche lui, tolta la D, è qui da abbastanza. Eravate tra i più giovani, adesso, perdonami, tra i più esperti, adesso siete quasi tra i più giovani, perché infatti, l'età si è alzata. Infatti, quando mi guardo dentro lo spogliatoio un po' mi preoccupo, perché non sono più il giovane che ero prima. No, e poi quest'anno avete sicuramente trovato tanti ragazzi più esperti, perché poi l'anno scorso... Sì, diciamo che è più ti fa capire più il calcio quello vero, e si vede proprio la differenza. Lo scalino, al di là della qualità del curriculum di un singolo giocatore, eccetera, però si vede che c'è uno spessore diverso, no? Dentro... Ma soprattutto si vede che ci sono dei punti di riferimento chiari che non sempre nelle altre stagioni, penso all'ultima ad esempio, chi magari era stato preso anche per dare qualcosa in più non sempre lo ha fatto. Se io penso alla spina dorsale del Cesena, da Prestia, De Rose a Corazza, ecco, questi sono giocatori che non solo sono tecnicamente forti, ma che anche a livello di personalità danno qualcosa in più. E ho detto la spina dorsale perché solitamente le squadre si costruiscono così, cioè si parte dal di lì e poi si aggiunge. Ecco, da questo punto di vista, secondo me, si vede che ci sono dei punti di riferimento per tutto il gruppo, per i giovani, per i meno giovani, per quelli che vengono da altre squadre, e sentire che oltre, cioè, è una squadra, come diceva Prestia, una famiglia, fa ben sperare, perché ecco, molto raramente le squadre hanno fatto bene o vinto i campionati quando non c'erano queste condizioni. Certo. Non sempre si riesce, però ecco, è a volte una condizione necessaria. Senza mai dimenticare, dopo vedremo una grafica perché è molto interessante, il vostro mese di settembre, perché è vero, non giocavate male a parte Fermo, però non vincevate. E quello chiaramente, esatto, è quello, diciamo, che poi fa la differenza. Ha destabilizzato, invece, insomma, siete rimasti lì. La curiosità, poi chiudiamo e guardiamo il calciatore misterioso. Per chiudere, riguarda i gol, perché il Cesena sale anche nella classifica dei gol realizzati grazie a queste tre triplette, diciamo, in casa, no? Perché ci sono i tre gol col Gubbio, i tre gol con San Donato Tavernelli, i tre gol con Alessandria, solo con l'Ancona. Purtroppo è arrivata, tra l'altro, anche una sconfitta, una partita, tra l'altro, a mio avviso, giocata anche bene, a differenza di Lucca, dal Cesena. Insomma, arrivano anche parecchi gol. Dopo avremo anche la classifica dei marcatori da guardare, classifica dei marcatori generale, chiusa, tra l'altro, con Corazza al primo posto, ha raggiunto
ha raggiunto Santini del Rimini. Vediamo il calciatore misterioso, così poi vediamo. Chiudiamo la nostra prima parte. Dovremmo avere il primo, eccolo qua. Perfetto, sì. Per vincere, che cosa, Fede? Abbiamo la sciarpa, vedo sì. Ancora la eccolo sciarpa. Qua. Ottimo, scriveteci, che insomma via, firmatevi, sotto Natale è abbastanza facile, poi abbiamo scelto una foto abbastanza caratterizzata, via. Semplice, diciamo dai, via. Ci fermiamo un paio di minuti, poi torniamo, dobbiamo ascoltare Prestia e fare il bilancio, guardare un po' i numeri di questo girone d'andata nel dettaglio, tra poco. Tra poco. Nuovo insieme, bentornati, seconda parte di Pianeta Bianconero, l'ultima puntata del 2022, ricordo, poi torneremo naturalmente subito dopo il derby contro il Rimini il 9 gennaio, ma vi ricordo che c'è ancora una gara da disputare, ne parleremo nella terza parte, ve la trasmetteremo non in diretta, naturalmente in differita, perché poi per quel che riguarda le dirette ce ne saranno ancora tre, visto che ci avete chiesto a riguardo notizie, tre gare in trasferta del girone di ritorno. È vero che anche Carrara è girone di ritorno, ma insomma cronologicamente la consideriamo di fatto ancora, perché lo è partita del 2022, quindi di fatto nel pacchetto dell'andata, ma vi comunicheremo poi tutto nel dettaglio. Partiamo, andiamo ad ascoltare Giuseppe Prestia, a segno per la prima volta con la maglia del Cesena, non segnava da settembre 2021, quindi da parecchio tempo, l'ultimo gol naturalmente con l'Alessandria, gol dell'ex, importante per sbloccarla. Ascoltiamo Prestia. Io penso che c'è una percentuale da dividere tra chi batte e chi colpisce. Se si calcia bene, si prova comunque sia durante la settimana dove far arrivare la palla, e se si batte bene hai molta più possibilità di far gol, ecco. Per me, vabbè, è risaputo che Alessandria, sono stato 4 anni, l'ho ripetuto anche tante volte quando ero lì, per me è stata 4 anni, è stata casa. La mia famiglia, anche io stesso, sono stato benissimo. Ho fatto per un anno più i playoff, più qualche altra partita, ho fatto il capitano. Tanta gente comunque sia che ricordo con un sorriso, perché soltanto ho molti amici sia dentro il campo che fuori dal campo, quindi per me non risultare, porto rispetto massimo ad Alessandria e ai suoi tifosi. Ma sicuramente si può sempre migliorare, la differenza rispetto all'inizio comunque sia che non è facile, 25 teste diverse, magari abituate a giocare in maniera diversa, giocare nel modo in cui stiamo giocando, quindi un uomo contro uomo, non è facile da assimilare, quindi la difficoltà iniziale era secondo me quella. Adesso, oltre quello che abbiamo assimilato i concetti del mister, secondo me siamo proprio una famiglia, cioè noi stiamo bene insieme 24 ore su 24, quindi questo è quello che secondo me è la cosa più importante di questo gruppo. Vado secco, Franz, difensore centrale così dominante come Prestia, quant'è che non si vedeva? È diversi anni sicuramente, dovrei tornare indietro un po'. Cioè l'impatto è stato veramente... Sì, come guida soprattutto. Volta, diciamo, forse mi dimentico qualcuno, nel caso mi scuso, però non solo come leader tecnico, ma anche come leader caratteriale. Secondo me, se non torniamo a quegli anni lì, poco ci manca. Sì, perché veramente chiedo anche a chi ci sta vicino praticamente sempre, no? Perché qui parliamo di un armadio, di un giocatore, l'abbiamo avuto anche in studio, che fuori dal campo è di una serenità, poi lo si sente anche quando parla, eccetera. Poi tu che l'hai conosciuto, lo stai conoscendo, magari ci puoi andare a aggiungere qualcosa, no? Peppe è un gigante, ma soprattutto è un giocatore di una categoria superiore. Lui merita di fare la Serie B come minimo.
per tutto, anche per, come, per il carattere, perché ti dice la parola giusta al momento giusto. Però ce l'abbiamo noi, ce lo teniamo stretto, perché certo. È molto stretto, perché va bene così. Molto volentieri. Poi è vero che durante l'infortunio era salito, a mio avviso, di livello molto rispetto al debutto, ad esempio Celiento, no? Che aveva fatto le prime partite molto titubante, ma non aveva fatto il ritiro, era fuori rosa, eccetera. Poi fa, a mio avviso, benissimo la prima di Siena, tanto per dirne una, e poi purtroppo è arrivato l'infortunio. Ecco, lui deve essere rimesso magari un pochino a temperatura, no? Che... Sì, non ha trovato grande continuità. Esatto, perché a Lucca, poverino, gli, insomma, lì ha pagato. Credo che con te e Prestia non avrebbe mai giocato, se non ci fosse no, stata ma, la squalifica, perché non era pronto. Mettendomi nei panni di Dani è stata una situazione veramente difficile, anche perché non se ne era tanto tempo, e rientrare così non cioè, è... si vedeva proprio che fisicamente non è provato proprio, a non è facile, assolutamente. Certo, insomma, la difesa, perché poi sono arrivate domande di mercato, ho visto. Tantissime, tanto mercato stasera, sì. Poi ne parleremo, mercato che parte naturalmente a inizio gennaio, che storicamente, no, infiamma tutti i sogni, non sogni, eccetera. Poi è sempre un mercato assurdo come tempistica, a mio avviso, perché un mese durante il campionato di mercato aperto non ha alcun senso, perché poi ci si ritrova l'ultima settimana a far tutto. Difficile trovare qualcuno che sposti qualcosa a gennaio, ma credo poi sia anche doveroso provare a metterci le mani. La difesa del Cesena finora, come poi parleremo anche dell'attacco, beh, insomma, Franz, ma secondo me se nessuno chiede di andare via perché magari ha giocato poco, e allora giustamente a quel punto diventa un discorso numerico, cioè un discorso quantitativo. Il riferimento può essere a Conte, no? Che può essere lui, che credo sia quello che ha giocato meno di tutti. Se non ci sono altre situazioni particolari, secondo me in difesa e in attacco io non toccherei assolutamente nulla. A centrocampo e sugli esterni probabilmente, ecco, c'è qualcosa si può fare. La società mi sembra che... Certo, dopo ne parliamo pure, Fede, se hai le domande, le vogliamo recuperare qualche domanda sul mercato? La vogliamo fare? La recupero, adesso? La recupero. Vai, sì. Così intanto ci guardiamo il bilancio di fine andata, qualche numero... perché sono numeri naturalmente interessanti che abbiamo riassunto in grafica. Partiamo dai punti, 37 punti. La prima cosa che balza all'occhio, l'anno scorso avete girato a 2 punti in più, 39. È un paragone che non ci sta, a mio avviso, per diversi motivi, anche perché l'anno scorso si giocava per un obiettivo e con una rosa molto diversa. Quindi, Franz, aiutami anche tu. Viene da dire, cavolo, una delusione rispetto all'anno scorso. Poi però è anche vero che l'anno scorso di sti tempi era meno 6 dal primo posto, oggi è meno 3. Ed è altresì vero, aggiungo, che il Cesena andò alla pausa sempre a 39 perdendo. In caso di vittoria Carrara, paradossalmente, già si potrebbe migliorare e andare a 40. Detto questo, perché nel paragone con lo scorso anno che si voleva arrivare, guardando un po' invece l'analisi delle cifre, insomma... bene i gol realizzati, bene i gol subiti, sono tutti numeri via che certificano, no, il sono numeri che dicono che il Cesena c'è, che ha tutto per giocare un ruolo da protagonista fino alla fine, con quelle che adesso sembrano essere un po' il gruppetto delle tre che si è appena staccato, ecco. Se fosse un Gran Premio della Montagna sarebbero lì, certo. Non sono in fuga, ecco, però sì, è un gruppetto che si è staccato. I numeri ti dicono che l'attacco c'è, ti dicono anche che la difesa, al di là di qualche sbavatura, la vogliamo chiamare, che c'è stata, però ha retto, e che secondo me appunto la squadra è stata costruita bene. Poi è vero quello che diceva Andrea, cioè che non c'erano, cioè, tanti giocatori nuovi è difficile. Infatti è lì che voglio arrivare, perché il Cesena, se vogliamo, Andrea, avete giocato 2 campionati in uno. Ti faccio vedere la grafica delle prime 5 giornate, guarda un po', a confronto con le successive 14. Praticamente, per farla breve, a sinistra il mese di settembre, a destra da ottobre, cioè dalla partita con la Recanatese, in casa in poi. Come ti accorgerai e vedrai, voi da ottobre siete i primi, 32 punti, quindi nettamente anche, perché poi c'è il Pontedera, grande sorpresa, a 29, e da ottobre avete fatto 4 punti in più rispetto a Reggiana e Gubbio, addirittura 6 più rispetto a Lentella, che insomma Lentella la si dimentica, ha perso con il Siena l'ultima giornata, ma a mio avviso è sempre lì. Ecco, cos'è cambiato? E credo, insomma, via 10 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte,
molto, questo, molto bene. Questo fa capire la forza della squadra, perché siamo arrivati a un punto che ci siamo guardati e abbiamo detto dobbiamo dare una svolta perché non possiamo andare avanti così. E se la squadra è forte lo fa, se la squadra non c'è non puoi dire quello che vuoi, ma ti fermi lì come sempre. Quindi sono orgoglioso per quello che abbiamo fatto. Certo dispiace perché concedere magari quella partenza ad oggi un po' la paghi. Quella che però pagate al momento è quella è partenza quello, lì. Assolutamente, perché poi dopo giocando tutte le altre partite come sappiamo si è vista un po' tutta quanta la differenza. Per questo adesso dopo innanzitutto venerdì c'è una partita difficilissima su un campo difficile contro una squadra molto molto forte. E soprattutto dopo la pausa è il partire bene per non ricadere negli errori di settembre. Assolutamente. Poi sono numeri davvero sorprendenti in negativo delle prime 5 giornate, dove a mio avviso a volte il Cesena ha anche raccolto meno. La partita con la Carrese dell'andata, anche quella col Pontedera. Eri qui in studio a commentarla, e quella col Pontedera, quindi la prima e l'ultima di fatto di quella mini striscia di settembre, insomma un punto quando potevano essere anche 6, volendo, no? Poi qualcosa il Cesena di suo ci ha messo per complicarsi la vita, no Franz, assolutamente in quelle due partite lì. In mezzo c'è un derby vinto e purtroppo ci sono le due partite forse peggiori con la Torres e soprattutto quella di Fermo. Quella di Fermo è stata veramente il punto più basso, come abbiamo sottolineato. Sì, ma secondo me ci sono diverse fasi all'interno di questo campione, di questo girone d'andata. All'inizio palesemente tanti giocatori non erano in forma e si vedeva. Non faccio nomi, ma tanto l'abbiamo visto, insomma la squadra faticava un po'. Poi sono entrati in forma alcuni giocatori, De Rosa il simbolo. De Rosa ha avuto un mese di ottobre secondo me stratosferico, anche e Saber lì, Saber, De Rosa, hanno veramente tirato la carretta. E poi nelle ultime giornate hanno iniziato a emergere anche quei giocatori che erano un po' più indietro, la crescita di Ferrante, a me ad esempio è piaciuto molto anche Brambilla, che quando è stato schierato ha risposto bene, ha risposto presente. E è un girone d'andata con tante storie, un inizio difficile, però poi tutta una serie di giocatori sono entrati in forma e adesso secondo me è difficile trovare qualcuno che non sia allineato, che non sia, non sia in fase. Sì, è vero, perché poi bravo Toscano a tenervi tutti lì, perché diceva giustamente Brambilla, Bumbù, ne avevamo parlato, non l'avevamo mai visto, però le volte che entra bene, Sandro Tavernelli titolare, al netto dell'espulsione bene il primo tempo, Zecca non giocava da titolare della partita di Fermo, tanto per fare un esempio, e è andato piuttosto bene, no? Abbiamo visto la versione migliore. Insomma, Rosa che si sta facendo trovare pronta, direi. Che sì, anche perché ecco, l'ottima partita che ha fatto Brambo, lo stesso Jack, che secondo me è un giocatore che ci può dare tanto, perché ha una gamba importante per questa categoria, l'ha dimostrato anche lui. Anche Pesaro. Esatto, il gol di Steven ha fatto una gran parte lui, quindi siamo tutti sul pezzo, perché sappiamo che da un momento all'altro può cambiare tutto e anche poi il mister ce l'ha dimostrato. Certo. Fede, prego, poi quanto al mercato? Sì, va bene. Quanto al mercato, ad esempio, Leo scrive: cosa ne pensate di Laribi se arrivasse? Ci vorrebbe anche un esterno. Francesco. Concordo sull'esterno, ci vuole assolutamente, nel senso che secondo me è uno, appunto, come dicevamo prima, è uno dei reparti in cui non sempre si è trovato continuità, perché diversi interpreti sono andati un po' ad alti e bassi, quindi un esterno di qualità. Cioè, un esterno diverso forse, sì, da quelli che hai più che sì, altro. Sì, perché ci sono esterni di forza fisica, di gamba, da questo punto, senza dubbio. Avere qualcuno anche in grado poi di creare una fonte di gioco esterna e non soltanto dal centro, perché Cesena gioca molto al centro con De Rose, con Saber, con Steven, quando fa il trequartista. Provare ad allargare, ad dare ampiezza, secondo me potrebbe essere una soluzione. Cioè, ad essere magari più dominante anche in fascia. Sì. Pur avendo dei giocatori, Calderoni, abbiamo visto quella classifica, no? Allo specchio, sì. Prime 5 e successive 14. Ecco, Calderoni potrebbe essere l'omino nello sfondo, no? La sua immagine, perché anche lui, sì, prime 5 esatto. Partite, fischiato, con qualche problema, eccetera, e poi però è venuto fuori molto bene. Quindi sì, sicuramente sugli esterni. Quanto a Laribi, francamente, un Laribi sì, come caratteristiche, però Laribi non gioca, cioè serve anche non lo pronto so. Subito. Non lo so, anche perché
Il tipo di gioco che vuole Toscano è un gioco che ti chiede da subito tanta dispendio di energie, insomma abbiamo visto quanto ci hanno messo nel giorno d'andata determinati giocatori a entrare in forma. Le condizioni di Laribi non lo so, no, sinceramente non ne ho idea, ma come tutti vedo quanto non ha giocato, per cui arriva a gennaio quando è effettivamente pronto, inserito nei meccanismi di una squadra che funziona. Questa è una domanda che secondo me ha senso. Certo. Fede, prego. Per Andrea? Sì, facciamo vai, così dopo questa domanda, perché Franco ti pone ad un bivio. Se a fine stagione dovessi scegliere tra una promozione del Cesena o una chiamata di Mourinho, cosa sceglieresti? La promozione col Cesena, perché è una cosa che a cui tengo, una cosa che sto studiando tanto, quindi è sicuramente quella. La promozione. Se Mourinho vuole chiamare me, io al telefono rispondo. ti vendi? Beh sì, poi dai, con l'inglese, poi lui via, parla sì, 13 sì, lingue, quindi nel caso vai anche bene. A Londra, tra l'altro, Mourinho, via, qualcosina. Sì, sì, sì. Si dovrebbe trovare anche abbastanza bene. Ci fermiamo un pochi secondi, poi top e flop, se riesco a riprendermi. Ecco. Qualità, affidabilità, convenienza, velocità, tutto in una parola. Si dice FAM Batterie Meddola. FAM Batterie, azienda leader nel settore da 45 anni, soddisfa tutte le esigenze di energia. Alla FAM puoi trovare batterie per auto, moto, veicoli speciali per qualsiasi tipo di applicazione esistente sul mercato, incluso il servizio di installazione. All'avanguardia anche per batterie a litio. Se vuoi andare sul sicuro, scegli FAM Batterie, perché l'energia al giusto momento fa la differenza. Consulta il sito FAM Batterie per ogni tua esigenza. Centrale del Latte di Cesena. Dal 1959 il buono della tua terra. Per la tua famiglia. Pretendi il meglio. Scegli i nostri gelati prodotti solo con latte fresco di alta qualità romagnolo e panna fresca. Buoni, soffici e cremosi. Proprio come quelli artigianali. Una gamma assortita di gusti per tutte le occasioni, ma sempre con la garanzia di materie prime di eccellenza e ingredienti di prima qualità anche senza glutine. Dalla tua terra alla tua tavola prodotti di qualità al giusto prezzo da gustare e scoprire ogni giorno. Centrale del Latte di Cesena. Il buono della tua terra. Eccoci allora, pronti per la top e flop, l'ultima top e flop dell'anno, del 2022, con tanti episodi curiosi. Abbiamo scelto di dedicarla quasi esclusivamente ai portieri, ma poi vedremo. Partiamo intanto dal quinto posto. Cesena qui giocherà venerdì allo stadio di Carrara. Partiamo da questa incredibile espulsione di Cusumano della Vispesaro. Questa è Carrese-Vispesaro 3-0. Dopo una mezz'oretta, vedete, Cusumano, difensore centrale col numero 31 della Vis, viene espulso per questa roba qua, che insomma è una roba assurda, via. Allontana il braccio, prova a divincolarsi un paio di volte, un accenno, uno schiaffetto alla mano, il capello crolla come se fosse arrivato addosso un camion, e qui cambia chiaramente la partita, ma insomma molto molto sfortunato, io non direi colpevole qui Franz Cusumano, via, cioè farsi cacciare per questa roba qua. Anche il giallo sarebbe stato eccessivo. Un giallo anche per me, però insomma poteva bastare. Abbaglio dell'arbitro. Assolutamente sì. Molto bene invece, attenzione, Energe, che guardiamo nella seconda azione, ovvero il gol che permette alla Carrese di andare in vantaggio. Eccolo qua, fugge a destra, ne salta uno, ne salta due, poi risalta il primo. Bella serpentina, cross, colpo di testa di Capello e Cicconi da mezzo metro segna. Gol regolare perché c'è Gavazzi sulla linea che rientra. Adesso lo vedrete qui sulla destra. Però insomma direi che come giocata non c'è nulla da dire, anzi molto molto bene. Questo è il primo gol, poi arriverà la doppietta di Cicconi, il gol di Della Latta. Insomma Carrese che davanti è messa piuttosto bene. Andiamo al quarto posto. Ancona Recanatese, derby marchigiano senza storia, questo è il quarto gol, ed è un gol magnifico, di Michael Deramo su calcio di punizione, antico sfidante del Cesena ai tempi della Serie D, salito praticamente di categoria come il Cesena, che si è trovato di fronte con il Matelica, poi qui con l'Ancona, un jolly, e qui segna veramente un gol molto molto bello, imparabile il gol del 4-0. Andiamo a Fermo, terzo posto. Conosciamo piuttosto bene anche Michele Nardi, questo è un omaggio a lui, che è un portiere che comunque qua ha lasciato ottimi ricordi.
questa grande parata, la vittoria della Fermana sulla Torres al 96esimo su Diakité. Qui sembra perdere il tempo, quasi no, spiazzato dal colpo di testa di Diakité. Nardi, che non è un gigante, però il colpo di Reni è straordinario, alza sulla traversa, bravissimo. Poi cosa succede? Che sugli sviluppi del calcio d'angolo, ultimissima azione, tutti avanti per la Torres, sale anche Salvato il portiere. Ecco, c'è questa roba qua, che non sappiamo onestamente cosa stia succedendo. Nardi respinge, poi Luppi segna, la Torres pareggia, ma attenzione. Attenzione perché vedete le proteste, non è un'esultanza, ma sono proteste nei confronti dell'assistente numero 2 che alza la bandierina per il fuorigioco di Luppi. Francamente ci fidiamo perché capirci qualcosa è impossibile, non si capisce neppure se abbia realmente segnato lui, ma forse su questo passaggio Luppi lì davanti arriva, insomma. Non invidio il guardaline che preso la decisione. Per niente, mi viene in mente tre anni fa, quando, non un'azione simile, ma i minuti, la porta era la stessa, quando a Nanni venne annullato un gol in Fermana Cesena, sarebbe stato il gol del 2-2, quello lo abbiamo dimostrato nelle nostre immagini, invece era regolare, quindi ecco lì, insomma, era andata piuttosto male. Andiamo al secondo posto invece, a proposito di portieri, sempre vincenti. La grande parata di Nardi, le grandissime parate di Galeotti, del Rimini. Questa è la prima, Montevarchi-Rimini 0-1, anche perché appunto Galeotti le para praticamente tutte. Su Marcucci, che Andrea Cioffi credo conosca bene, perché è cresciuto a Roma come Andrea, bella la prima, ce n'è un'altra successivamente su Giallov, Rimini che aveva trovato il gol in apertura con Gigli, poi appunto il portiere decisivo, lo era stato anche in Coppa Italia col Cesena tra l'altro. Questa è la seconda parata, molto bella, magari un pochino più facile, sul centravanti del Montevarchi. Ce n'è una terza, ancora su Marcucci, sempre nel secondo tempo, con un tiro da fuori, anche questo un bel volo, con un bel destro di Marcucci, che è un ottimo tiratore, eccolo qua. E c'è anche la quarta, pensate un po', che arriva poco proprio nel finale, su Chernezzo, la più difficile probabilmente, anche perché con l'aiuto della dea bendata, come si dice, ecco qua, deviazione, incrocio dei pali e Rimini che porta a casa una vittoria, diciamo, abbastanza sofferta, via, perché i Montevarchi, ce n'era anche una quinta nel primo tempo, però, quindi prima non l'abbiamo inserita, anche perché altrimenti ci tocca festeggiare qui il Natale, altrimenti arriviamo un po' troppo lunghi e l'arbitro fischia l'inizio di Carrese Cesena e noi non siamo pronti. Primo posto, a proposito dei portieri. Ultimo secondo, Comunale di Chiavari, tira un portiere, para l'altro portiere. Colpo di testa di Borra della Virtus Entella e paratissima di Lanni. Proprio all'ultimo secondo toglie dall'angolino quello che sarebbe stato il gol del 2-2 del portiere della Virtus Entella, con questa bella spizzata sul secondo palo. Andiamo a vedere per la seconda ed ultima volta, calcio di punizione di Paolucci perfetto e bravo Lanni che insomma blinda la vittoria. Entella che perde in casa contro il Siena, che si stacca leggermente dal gruppone, insomma le distanze poi le abbiamo viste e la situazione in vetta è sempre molto interessante e caotica, direi. Allora Fede, facciamo così, una domanda, poi a proposito di portieri. Va bene, benissimo, ci agganciamo lì, vai, bravo. Per Francesco. La schiena non va, ma insomma funziona tutto il resto. La testa funziona. Allora, penso che pagheremo, scrive Giovanni, i punti dovuti al portiere, dai 4 ai 6 punti persi. Cosa ne pensi? Penso che è la realtà che il Cesena inizio campionato ha perso dei punti perché c'è stata una gestione del parco portieri complessa, difficile e che quei punti non è che li pagheremo, sono già stati persi, non ci si può fare nulla, però il Cesena ha dimostrato che dopo quell'inizio difficile in cui la questione dei portieri era stata importante, è riuscito a tornare a vincere, è riuscito a tornare primo in classifica, non vedo perché non possa succedere ancora. Ecco. Adesso Tozzo mi sembra che abbia guadagnato anche una certa serenità tra i pali. Sì, la sicurezza è verissimo, si vede. Credo che... Sì, assolutamente. Cioè, per dire, Fermo ha pagato chiaramente l'inattività, eccetera, la prima partita, no? Ma poi partita dopo partita sta diventando sempre più fondamentale, quindi sono contento soprattutto per Andrea perché se lo merita. Si vede, sì. Adesso quest'anno qui i portieri c'è un po' un capitolo aperto, speriamo non ci siano altre sorprese
nel futuro, mettiamola così. Però certo, sì, i punti sono stati persi. Adesso quello è il passato, guardiamo avanti, anno nuovo, cerchiamo di... La squadra deve cercare di andare avanti. Ecco, certo, da capire poi con il mercato, visto cosa che accadrà? Si diceva di giocatori che non giocano poco, che giocano poco, che non giocano mai, nel caso di Minelli non giocano mai, perché è chiaro che il titolare oggi è Tozzo e mi sembra anche difficile, possibile al momento togliergli la maglia da titolare, perché oggettivamente nell'ultimo mese, tra l'altro, è cresciuto tantissimo e poi gli equilibri sappiamo tutti, vedremo quello che succederà, no? Nel caso di Minelli, no? Perché sì, se Minelli chiedesse di andare via, è ovvio che sarebbe una situazione da aggiustare, però per quello che mi riguarda adesso, cioè, il titolare non solo lo merita, ma si percepisce anche che lui si sente il titolare, che i compagni lo riconoscono tale. Io partirei da lì, non andrei a toccare ulteriormente la questione, ecco. Sì, sì, può essere una buona idea, effettivamente. Calciatore misterioso, seconda figurina della serata, vediamo un po', e poi dopo ci fermiamo. Ecco qua, perfetto, ottimo, insomma, vedo che state già in molti... Sì, sì, dai, diciamolo via, state già indovinando. Stanno già indovinando. Anche perché credo che per il diretto interessato della figurina scoprirla definitivamente, considerando il taglio di capelli dell'epoca, non sia una buona idea. Ci fermiamo, dopo la vedremo comunque, non penso mai ci stia ascoltando, ma non si sa mai. A tra poco con la terza parte che dobbiamo ascoltare. Ecco via, diciamolo. A proposito di argentini, abbiamo Ferranti, a tra poco. Ecco, a tra poco. Fratelli Magnani a Cesena ti aspetta per scoprire la nuova concessionaria Opel, DR, Evo e Aixam. Uno staff di professionisti vi guiderà nella scelta e personalizzazione della vostra nuova auto, garantendo sicurezza, innovazione e risparmio. Da oltre 30 anni i nostri meccanici si occupano dell'assistenza della vostra vettura. Ora ci arricchiamo anche del servizio di manutenzione e rivendita Hyundai. Affidati a noi per il tuo noleggio con Rent Auto Coming. Rendi unica la tua esperienza di acquisto. Solo da Fratelli Magnani. Alpi Cimbra, la perla di neve delle Alpi Trentine, culla dei professionisti dello sci. 100 km di piste per lo sci alpino e altri 100 km per lo sci nordico. Vivi parking, Kinderheim, slittino vie e mille attrazioni per i più piccoli. Dall'alba al tramonto, una vacanza da sogno. www.alpecimbra.it. Eccoci di nuovo insieme, bentornati con Andrea Cioffi, Francesco Gualdi. Le vostre domande vi dobbiamo naturalmente il campione del mondo a questo punto. Alex Ferrante, le sue parole al termine della partita, il primo gol decisivo dopo la rete contro il Gubbio, il primo gol su azione, tanti ottimi segnali, ottime partite, così poi andiamo a parlare anche nel dettaglio delle punte. Ascoltiamo Ferrante. Eravamo... Un po' arrabbiati perché secondo me stavamo facendo un gran primo tempo e poi c'è stato il rigore che Manolo stava calciando la palla su, ma purtroppo là è un secondo, basta che mette la punta e rischi di far rigore e ci eravamo un po' complicati la vita da soli, però al secondo tempo siamo partiti fortissimi e abbiamo portato subito a casa, siamo stati bravi a mantenerla e che la partita finisca così. C'è bisogno di tutti, è rientrato Steven che veniva dall'infortunio pure lui, è rientrato King, siamo al reparto al completo, adesso il giorno di ritorno saremo tutti al completo, quindi niente, bisognerebbe sempre lavorare di più durante la settimana per migliorarci, perché chi è chiamato in causa deve dare il 100%, perché qua non si pensa al singolo ma si pensa all'obiettivo della squadra e quindi dovremmo essere tutti pronti quando il mister ci chiama in causa di dare il 100%. Io mi sento, per fortuna non voglio dirlo, ma mi sento molto bene fisicamente, il mister mi ha dato tanta continuità e io ho cercato di ripagare sia il mister che ai miei compagni e sono contento che sto sempre in crescendo, perché veramente adesso viene la parte più importante del campionato, che è il girone di ritorno, e noi dovremmo essere pronti e dovremmo arrivare il meglio possibile. Quindi dobbiamo stare con la testa adesso
a Carrara, che è l'ultima prima di farci le feste, e secondo me meritiamo di passare delle feste tranquilli e contenti per il lavoro che abbiamo fatto fino adesso. Il sorriso di Alexis Ferrante, non oso immaginare, ride sempre, è sempre bello sereno anche quando le cose non vanno benissimo. Molto sereno. Ecco, non oso immaginare oggi come fosse al campo, però insomma, ripeto, beato lui, come dicevamo settimana scorsa con Corazza, via. Allora, non abbiamo tantissimo tempo, guardiamo i numeri delle punte, il bilancio delle punte alla fine del girone d'andata, visto che Ferrante rappresenta un reparto che è il secondo miglior reparto del campionato, dietro l'Ancona assieme ad altre squadre come il Rimini, ad esempio. Oh, abbiamo messo presenze, gol e minuti, caro Francesco Gualdi, come vedi, allora, i 12 gol di Corazza, beh, chiaramente sono la copertina di tutto questo, no? Rappresentano la copertina. Udò, che ha giocato alla fine la metà, è a 4, quindi via. Udò potrebbe essere una carta importante anche nel ritorno. E poi i gemelli, perché se andiamo a sommare i minuti dei gemelli, mica male, cioè non era scontato, penso, che a inizio stagione poi potessero trovare questi numeri qua. Come la commentiamo? Ma allora, mi sembra un reparto molto ben assortito, cioè, dove c'è chiaramente un simbolo, cioè un giocatore che ha fatto 12 gol. Quindi è stato per quello, via. È stato preso per quello, era il bomber. A Cesena non se ne sono visti tanti, nelle varie edizioni, in tutte le serie, sempre c'era più un approccio da cooperativa del gol. Il bomber vero, chissà perché non funzionava quasi mai. Però ecco, oltre a Corazza, stanno riuscendo a trovare il loro spazio anche dei giocatori che si combinano bene con Corazza. Adesso Udo deve rientrare, però è uno che può dare imprevedibilità, può dare tante cose. E Ferrante, l'abbiamo detto prima, mi sembra decisamente adesso in forma, in palla. È un peccato che ci sia la sosta, perché probabilmente stava iniziando a ingranare. A me sembra, ecco, questo reparto d'attacco qui, con qualcosa in più sugli esterni, secondo me potrebbe fare ancora meglio, perché hai punte forti di testa, fisicamente capaci di rubare il tempo al difensore. Quello che mi verrebbe da dire è proprio: fate dei bei cross, perché questi arrivano. Certo. Invocavi la cooperativa del gol, guarda un po', ti faccio vedere, sfrutto l'assist. I marcatori, il riassunto dei marcatori del girone d'andata, così chiudiamo il bilancio. Ecco, qui manca Ciofi, perché attenzione, tu il golletto, un paio di gol, li hai, tranne l'anno chiuso dal Covid, quindi non fa quasi statistica, anche perché lì poi non hai giocato alla fine, ma hai giocato all'inizio, hai giocato solo una dozzina di partite al centro. No, ci sono vicino a Montevarchi, sì. Però me l'ha parata. L'ultimo qual è rimasto? Boh, sai che non mi ricordo. Quello con la Carrarese. Ah, giusto. Ah, anche un discreto golletto, via. Ah, ecco, forse stai pagando, quello. Stai pagando il tacco, è vero. Stai pagando il tacco con la Carrarese, giusto. Tra l'altro Carrarese che arriva poi venerdì, chissà che magari. No, perché chi si siede lì le ultime settimane... Ecco, te lo stavo per dire. Cioè, segna sempre. Cioè, un sgabello da pranoterapeuta quello lì. Ha sempre portato bene. Attenzione. Sì. Dovrebbe essere anche caldo, si sente, vero? Che è caldino, vero? E quindi... brucia. E vabbè, comunque insomma, i numeri dell'andata dei marcatori, direi 10 marcatori diversi. Prestia è il primo difensore in pratica che segna, non consideriamo Calderoni e Albertini di fatto difensori, perché sono quarti di centrocampo. E poi insomma abbiamo visto gli altri, due gol di Saber naturalmente. Ecco, magari da Chiarello forse una maggiore presenza ce la saremmo aspettati, viene da ad esempio un anno in B molto buono, in C l'anno prima ancora meglio. È forse l'unico giocatore con tanti margini di miglioramento, non per l'atteggiamento, non per la qualità che ci sono sempre, però uno con il suo talento secondo me deve fare molto di più. Poi, ripeto, le stagioni sono tanto lunghe e ci sarà spazio per Chiarello, potrebbe anche fare bene da mezzala, per esempio, però è indubbio che rispetto a tanti che erano stati presi con... aspettative e che magari ci hanno messo un po', lui è quello che deve ancora esplodere, deve ancora entrare a regime con gli altri. Tempo Fede. C'è. Io vado con Giancarlo Luca, sì, che scrive: non è possibile non menzionare il quarto d'ora di silenzio degli ultras e il perché questo sia avvenuto. Beh, Andrea l'ha ricordato. In realtà sì, l'abbiamo ricordato. È una scelta degli ultras che va rispettata in quanto tale, sappiamo benissimo cosa c'è stato prima.
è un'altra situazione che, come dire, una scelta che non è piaciuta, che lo possiamo dire, è stata particolare, ha generato una reazione, una dinamica che fa parte della vita dello stadio, fa parte del modo in cui i gruppi organizzati vivono il calcio, avevano detto chiaramente, hanno mantenuto la parola, poi però sono anche entrati, la curva ha cantato e per come era iniziato il pomeriggio, con gli spalti vuoti e come era finito, cioè con tutti i giocatori, anche con i figli sì, che aveva a ballare sotto la curva, diciamo che... dinamica che ci si aspettava, cioè per chi conosce come dici tu, nessuno era sorpreso, appunto, fa strano che qualcuno si sia stupito, no. Che anche perché era stato già detto a ottobre quando era uscito il nome di Scalabrelli e da questo punto di vista qui è stato poi ripetuto dopo, erano stati, insomma, c'è poco da stupirsi da quel punto, come analisi, ecco. Poi come ha detto Toscano, mi sarebbe piaciuto un minuto solo anziché 15, ma insomma la decisione è stata chiaramente quella. Ci fermiamo 30 secondi, poi iniziamo a guardare la Carrarese perché, come diceva giustamente Andrea Cioffi, scontro diretto, la classifica dice di fatto questo e c'è una sconfitta da vendicare. Torniamo subito. SAC Petroli porta energia a casa tua e al tuo lavoro da oltre 40 anni. Grazie ad uno staff specializzato ed una struttura all'avanguardia, realizza impianti a GPL domestici, avicoli e industriali, eseguendo controlli periodici su bombole e serbatoi per garantire un'energia sempre sicura nel rispetto dell'ambiente. SAC Petroli offre anche il servizio di manutenzione e vendita di caldaie e condizionatori delle migliori marche e la consulenza sulle offerte più convenienti per la fornitura di energia elettrica e gas metano. SAC Petroli, la concessionaria Enigas GPL, più dinamica d'Italia. Allora, prima giornata di ritorno, nell'ultimo appuntamento dell'anno, questo fantastico paradosso, venerdì alle 14.30 allo stadio dei Marmi di Carrara contro la Carrarese, che è una squadra che non ha mezze misure e che ha vinto di fatto quanto il Cesena, praticamente, perché vedete, di 10 vittorie, il Cesena ne ha vinte 11. Però chiaramente, ecco, ha pareggiato mai e ha perso 7 volte. In casa va forte perché 7 di quelle 10 le ha vinte lì, l'ultima con la Vispesa, abbiamo visto appunto le immagini. Capello è il capocannoniere con 7 gol, ma ci sono anche tantissimi giocatori. Della Latta, ad esempio, un centrocampista che a Padova negli ultimi anni ha sempre giocato per vincere il campionato. Satalino, l'ex di turno, il portiere che, del Sassuolo, che abbiamo visto qui per poche partite 2 anni fa. Squadra che segna abbastanza, direi tanto, perché insomma siamo lì in linea con il Cesena, ma che subisce anche molto. Andrea, chiaramente chiudendo gli occhi viene in mente la partita dell'andata e quella vi è rimasta lì, io penso. Sicuramente, anche perché ci insegna che abbiamo fatto 65 minuti fatti bene, poi dopo le uniche due occasioni che abbiamo concesso ci sono state gare, quindi sappiamo di dover fare una partita importante, forse anche meglio rispetto a sabato. E soprattutto che non possiamo staccare di un attimo perché è una squadra che poi come stacchi ti fa gol, quindi quello sicuramente è la cosa più importante. Poi si gioca appunto questa collocazione a 2 giorni dal Natale, prima le feste non le sono feste sempre ci sono anche per gli altri, ovviamente sono per no? tutti. Io ricordo l'anno scorso a Gubbio avete giocato un primo tempo incredibile dove dovevate fare 4-5 gol, non li avete fatti e poi avete preso 4 gol. Esatto, quindi le feste sono pericolose e chi le riesce a gestire meglio sicuramente poi se lo ritrova in partita. La partita dell'andata, dicevo, difficile da digerire, però una partita che a mio avviso è servita ad esempio per scoprire tra virgolette i gemelli, per vedere l'impatto, no? Che si potevano avere in una realtà e alla fine sono stati coerenti perché da come l'hanno fatta quella partita poi si sono confermati, no? Sì, e una scelta anche coraggiosa di Toscano che secondo me in quel caso lì aveva fatto molto bene, loro hanno fatto tutto il precampionato, venivano comunque erano in forma. Corazza era squalificato, Ferrante ancora non al meglio, secondo me la scelta giusta e poi hanno dimostrato che non è stato solo un episodio ma che sono stati in grado di dare grande continuità pur con qualche acciacco, però ecco adesso i gemelli sono decisamente una realtà del Cesena. Pensando a quella partita, Andrea, qual è l'insidia maggiore e pensando alla Carrarese, cioè di che tipo di squadra vi troverete davanti? No, ma sicuramente che hanno giocatori importanti per la categoria, che poi è quello che fa la differenza, perché se ripenso ecco, alla partita dell'andata magari
hai avuto le due occasioni per poterla chiudere, non l'hai fatto e loro ti hanno fatto male appena hanno avuto la possibilità. Certo, poi Giannetti che fece il gol dell'1-1 credo abbia qualche problemino muscolare, da capire se possa recuperare o meno, però ecco Capello che era appena arrivato invece all'andata, poi da lì come Cicconi, l'altro giocatore che ha fatto doppietta con la Vis, i due giocatori arrivati all'Entella per intenderci, hanno fatto un girone d'andata ottimo, perché poi la Carrese parte fortissimo, vincendo le prime quattro mi pare, rallenta notevolmente, ma poi alla fine è lì, quindi vuol dire che ha fatto bene, e riguardando per l'ultima volta la classifica, direi che anche il Fiorenzuola, ad esempio, l'altra squadra che ha perso col San Donato Tavernelli in casa, ma che è sempre lì, nonostante ne abbia perse parecchie di partite, e il Pontedera che ha perso dopo 10 mi sembra risultati utili consecutivi, forse l'unica sorpresina in negativa è l'Entella, no Franz? Cioè, è quella che da cui ci si aspettava di più, e una cosa curiosa della classifica è che da Ancona c'è un filotto a centro classifica, Ancona, Siena, Lucchese, Torres, Fermana, con cui il Cesena non ha mai vinto. Vero, vero, vero. Se non sbaglio. Sì, sì, sì. E sì, quindi sì, è proprio lì il problema un po' del campionato del Cesena. Queste squadre un po' di fascia di mezzo, poi relativamente, perché sono anche alcune abbastanza vicine, è quello dove è mancato, perché con, diciamo, le piccole, ma anche con le dirette concorrenti, sì, il cammino è stato strepitoso. È mancato qualcosa lì in mezzo. Le ho viste adesso perché erano proprio tutte in fila. È vero, verissimo. Fede, prego, l'ultima che poi sì, andiamo... chiedono la situazione, diffidati. Ah, perfetto, situazione diffidati, giusto, quindi guardano già il derby, immagino, esatto, con il Rimini, perché proprio sarà così la prima partita. Il Cesena ha due diffidati, che sono Corazza e Saber. Insomma, due giocatori abbastanza importanti, per tanti motivi, naturalmente. Sì, ma loro due, poi rientrerà Calderoni, naturalmente, venerdì dalla squalifica, quindi più o meno le soluzioni ci sono tutte da capire, appunto... Sì, queste due diffide che chiaramente potrebbero pesare in chiave derby. Allora, calciatore misterioso, andiamo vedere, nella sì, soluzione finale, perché siamo in chiusura, sì, direi. Vediamo la grafica. Adesso arriva la foto. Eccola qua. German Dennis, omaggio anche al suo parrucchiere, direi, non solo lui. Chi cavolo gli tagliava i capelli ai tempi di Cesena, non lo so. Però, terribile. Insomma, allora, non benissimo, ma bravo lui, che ha vinto il mondiale anche lui ieri. Insomma, chi ha indovinato? Sì. Loris da Bellaria, che vince il prodotto ufficiale del Cesena, la sciarpa. Perfetto, mentre il pronostico, dunque, il 3-1 contro l'Alessandria? È da Nicolas Brasini, che sarà ospite degli amici del Rugantino. Ottimo, poi tra poco troverete il post, come sempre, su Facebook, perché noi ci fermiamo, ma si gioca venerdì, appunto, e quindi Carrarese Cesena lo dovrete indovinare, tra pochissimo su Facebook troverete, appunto, il post. Tutto. L'appuntamento 14:30 di venerdì, partita spostata, anticipata di 3 ore in questa infelice, ed non è la prima volta nel girone d'andata, collocazione, perché il Cesena le infrasettimanali le ha fatte tutte fuori, praticamente, tra i lunedì, i mercoledì, e i venerdì Carrara non proprio la situazione più comoda di tutte, così si, andata. Si dice tanto il calcio, ecco, per i tifosi, rispetto per la gente, poi uno che lavora come fa, ecco. Visto che abbiamo 30 secondi, li abbiamo, tra l'altro notizia fresca, le dimissioni di Ghirelli, soprattutto il piano della riforma dei campionati che non è passato da parte delle società, Franz, se vuoi dire proprio telegraficamente. Personalmente non mi entusiasmava. È un grande scossone, perché se il presidente porta un piano e gli viene bocciato, vuol dire che insomma non si è lavorato nel modo migliore, e adesso vedremo cosa succederà. Tra l'altro il Cesena aveva anche un ruolo, certo, nel direttivo, però ecco, al di là di questa riforma a me sembra che tante decisioni vengano prese senza curarsi minimamente dei tifosi, perché i tifosi ci mettono tanta passione, però lavorano. E la partita di un giorno feriale alle 2:30, per chi viene fatta? 2 giorni prima di Natale, quando si poteva eventualmente slittare e certo, andare avanti, insomma, fa abbastanza sorridere. Da calendario c'è, bisogna giocarla e bisogna giocarla al meglio. Caro Andrea Cioffi, in bocca al lupo e grazie tantissimo per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie, poi ci vediamo a Carrara, grazie a Francesco Gualdi, ci rivedremo da Londra, ma poi insomma quando vuoi qua le porte sono sempre aperte. Fede, tua? Vieni che salutiamo i nostri amici, ce la fai? Sì, la schiena va. Quasi, si vuoi appoggiarti. Dai, sì, sì. Allora, noi ci torniamo naturalmente lunedì 9 gennaio, ci fermiamo per 2 settimane quindi per le feste. Buon Natale. Buon Natale, direi. buone feste. Grazie per essere sempre stati con noi, fedelissimi. Poi naturalmente la telecronaca, la differita della partita con la Carrese. Insomma, noi qua ci siamo sempre. Ci siamo sempre con voi. Buonanotte, buon Natale. Ciao, ciao, ciao.
Ideal System, specialista nella realizzazione di celle frigorifere industriali e commerciali, impiantistica, strutture metalliche, porte e piani di carico, tamponamenti e coperture. Un'ascesa costante ha portato Ideal System a raggiungere l'eccellenza nel settore. Le più innovative tecnologie al servizio del cliente, con progetti curati nel dettaglio e un servizio di assistenza sempre attivo. Ideal System, con sede a Cesena, opera su tutto il territorio nazionale e all'estero. Ideal System, soluzioni ideali per sistemi industriali. C'è un gruppo che ti accompagna durante le tue esperienze giornaliere. Al lavoro, nei momenti di svago e necessità. È Gruppo MaxiCard, che grazie ai clienti che lo hanno scelto, mette a tua disposizione prodotti e servizi che migliorano l'igiene e il comfort delle tue esperienze giornaliere. Prodotti in carta, prodotti chimici, accessori per pulire e servizi di igienizzazione. Dove c'è Gruppo MaxiCard, c'è igiene.